Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Breaknauts. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto tutte le novità della settimana passata del mondo Lego e tutti i vari rumors. Ma ora passiamo alle news. Oggi vi racconto la storia delle monete Lego, dell'ultima Gold Coin e del futuro di questi oggetti da collezioni. Sigla! 42. Da inizio anno Lego ha iniziato a mettere in vendita, tra virgolette, utilizzando i propri V-Point, delle monete da collezione con tutti i simboli dei vari set classici a tema Lego, ovviamente degli anni passati, degli anni 80 e anni 90. In particolare parliamo dei pirati, del castello, di Lego City con il classico simbolo della Octan, il Classic Space ovviamente, ed infine la quinta moneta dorata, l'ultima uscita, completamente dorata, semplicemente con il simbolo Lego. Queste monete erano acquistabili, se così vogliamo dire, tramite il VIP Reward Center, quindi utilizzando i vostri punti VIP. Ci volevano all'incirca 1100 punti VIP per ogni moneta. Il problema però qual è stato? Che dopo pochi minuti tutte queste monete, nei vari mesi in cui sono state rilasciate, dopo pochi minuti erano già esaurite. Caso più eclatante, se così vogliamo dire, è stata la moneta del Classic Space, uscita assieme, in concomitanza, diciamo così, con la sonda Ulysses, che ha creato e ha generato un certo rumor, un certo rumore di fondo nella comunità Lego, che è arrivato poi anche alle orecchie di Lego proprio, in quanto ci sono stati alcuni problemi anche con il sito, che per diversi minuti non è stato accessibile, e nel momento in cui è tornato accessibile la moneta era già esaurita. Questo ha fatto sì che il 1° di maggio l'uscita della moneta, dell'ultima moneta dorata, è saltato ed è uscita poi il 20 maggio, e ovviamente si è ripetuta la storia. Il sito Lego questa volta non è crashato, non ha avuto problemi, però la moneta nel giro di forse neanche 8 minuti è divenuta esaurita. Però nel banner pubblicitario che abbiamo ricevuto tutti quanti nella nostra email, nella newsletter Lego, c'è un'informazione molto molto interessante, ovvero che tutte queste 5 monete saranno poi riproposte in futuro durante l'anno di nuovo nel VIP Reward Center. Quindi se le avete perse, potete sperare, sperando che questa volta le scorte siano un po' più sostanziose, di poterle riottenere. Noi sicuramente non ci faremo scappare questa volta la moneta del Classic Space. Ovviamente, se avete soldi e coraggio, potete anche recuperarle su canali secondari come Bricklink o eBay a delle cifre, però tutto sommato un po' troppo elevate secondo noi. Per cui, occhi aperti, attenzione a tutte le news e i rumor che arriveranno nei prossimi mesi, perché a questo punto attendiamo la notizia di Lego per la messa in vendita di nuovo delle 5 monete da collezione. Se ti è piaciuto il video e ti è piaciuto il mio lavoro e l'attività di Lego Nerd, mi raccomando un bel pollice su qui sotto, un bel mi piace e condividi questo video nei tuoi profili social. Noi ci vediamo alla prossima news, ciao!